Siamo qua in modo totalmente tranquillo, a differenza di quello che è accaduto stamattina in via Pascotti, dove quattro famiglie sono state buttate fuori dalle loro case con la polizia, con numerosi camionetti di polizia. C'è della gente che ha vissuto una mattinata abbastanza agitata e che adesso ha preso casa. Passaggio da casa a casa, l'avevamo detto, ma lo mettiamo in pratica. Vi garantiamo che queste famiglie non usciranno da questo ufficio senza le chiavi di un altro alloggio. Vabbè. Siamo qua perché ci hanno buttato fuori stamattina, hanno venuto lo strato. Vogliamo un alloggio, vogliamo una casa provvisoria, quello che ci volete dare, una sistemazione, perché siamo in mezzo alla strada. Ecco perché siamo qua. Vogliamo non tanto, poco, basta. Giusto perché oggi non sappiamo dove andare. Se giovedì, quando è stato promesso che verranno affrontate nella commissione, che valuterà caso per caso, se non verrà affrontato, se tutto questo sono solamente parole, torneremo qua, come siamo stati qua oggi, perché è inaccettabile che, come è successo stamattina, altre famiglie in tempi di crisi rimangano per strada. Loro hanno diversi minori, per ora ci va bene la soluzione del albergo per non stare per strada, però la casa è un diritto da garantire a chi e a tutti gli altri che stanno aspettando.